stesso video integrato, approvazione e integrazione, modifica dello statuto, lascio approvare. No? Questa è una delle delibere più importanti di questa seduta del Consiglio Comunale. Riguarda come oggetto l'approvazione e l'integrazione dei modifiche dello statuto dell'acquedotto del Fiora. Dalla lettura delle proposte che loro hanno fatto, il titolo poco si adatta ai contenuti, infatti non si rilevano una grande differenza, non si vedono le differenze delle modifiche dello statuto sia nello statuto stesso, perché in genere quando si fanno le modifiche vengono elencate due colonne, l'esistente e il modificato, e qui non si vede nemmeno nei contenuti della delibera. La proposta avanzata nei contenuti ha tutto un altro oggetto che è riferito essenzialmente alla proroga, al prolungamento della concessione dai 25 anni ai 30 in adeguamento alla normativa, decreto legislativo 152 dello Stato che ha esteso questo tipo di concessione fino ai 30 anni. In questi contenuti qualche perplessità circa questo allungamento è venuta, perché se noi consideriamo che in allegato al programma di estensione di questo andrebbero elencati anche quelli che sono gli investimenti che si producono in questo periodo, qua è dato in maniera molto sintetica un numero di 250 milioni di euro che sarebbe la differenza di implementazione di questo programma. Questa implementazione di programma non contiene nemmeno la garanzia finanziaria dei sistemi di finanziamento della copertura di questi investimenti. Perplessità tra l'altro che sono esplicitate anche qui dall'autorità della idrica toscana, che chiede addirittura al 31/12/2019 di garantire la copertura finanziaria di questa operazione. Questo è un po' di preoccupazione e di perplessità ce l'ha messo, quindi un oggetto di modifica dello statuto con un trattamento all'interno degli atti di altra natura un po' ci sconvolge. Queste sono le osservazioni e le perplessità che noi abbiamo ritrovato nel contenuto di questo atto e non è che ci convincono del tutto, proprio per il fatto che c'è una grande perplessità da parte di tutti, sia degli investimenti fatti, che non dicono cosa rappresentano, non dicono le tipologie di investimento che fanno, dove le fanno e quanto a Piancastagnaio possa essere riservato. Quindi un po' di preoccupazione a noi questo fatto ce lo crea. Che dire, apriamo la discussione per vedere un po' come sarà, come si comporterà il Consiglio di fronte alle nostre perplessità, in modo che si possa giungere ad una votazione tranquilla, senza grandi novità. Noi la nostra senso di responsabilità ce l'abbiamo. Abbiamo tutta questa serie di dubbi su questa proposta, perché non dà garanzie
di quello che succederà nel prossimo futuro. Chi vuole intervenire? Sì, io mi sono immaginato un po' la situazione all'inverso, invece presumevo che l'approvazione dello statuto relativamente all'obiettivo dei maggiori investimenti sul territorio per quanto riguarda la parte degli investimenti a cui faceva riferimento il vice sindaco, sulla quale volevo focalizzarmi, era l'ho immaginata come tutta una situazione all'inverso, ossia una situazione nella quale una volta approvato lo statuto possa essere l'amministrazione in accordo con Acquedotto a programmare, a fare una serie di pianificazione territoriale per quanto riguarda gli interventi e gli investimenti sulla base della quota che compete al comune, non so se è dipendente dalla percentuale di azioni, non so, me la sono immaginata così. Quindi la richiesta era quella relativamente al fatto se ci fossero in programma degli appuntamenti nei quali l'amministrazione comunale possa poter discutere con la società relativamente agli interventi. E in questo caso mi allaccio all'ultimo intervento fatto in Consiglio Comunale, nella quale ho manifestato la volontà da parte della minoranza di mettersi a disposizione della comunità, proprio allacciandomi a questo argomento e dicendo che nel caso vi fossero appuntamenti in programma, la minoranza sarebbe disponibile a far parte di questi appuntamenti e parlare e discutere insieme, maggioranza e minoranza, relativamente ad attività che riteniamo importanti per l'investimento per quanto riguarda il territorio locale. Quindi queste erano le questioni. Un'altra questione di carattere generale, esco un attimo dalla discussione, però non abbandono il tema in discussione. So che in molti consigli comunali della provincia si sta portando avanti il discorso, grazie anche alla collaborazione con Acquedotto, del plastic free. So che molti consigli comunali si stanno dotando di borracce per prendere parte un po' a quella che è questa lotta allo spreco, la lotta alla plastica. Quindi mi aspetto anche che Bianca Stagnaio possa prendere parte a questa battaglia. Questa battaglia che ci rende sensibili, lo vediamo tutti i giorni anche in televisione, ai movimenti che si stanno creando, e vorrei che anche Bianca Stagnaio nel suo piccolo possa partecipare, possa accodarsi a questa ondata e dare il suo piccolo contributo. Grazie. Merito della sostanza di un ufficio centrato Ennio che condivido pienamente. Riguardo alle borracce, ai piatti e ai bicchieri, non soltanto ciò che anche venga fatto, ma è già stato già l'assessore Bensi si è già preoccupato di fare tutto, sia le borracce che i piatti e i bicchieri che non siano di plastica, e abbiamo già chiesto i preventivi e tutto, quindi eravamo già avanti in questo senso. Credo che questo rispetto al consorzio a Cristo dei Fiori sia significante, proprio non credo che sia questa la sostanza del discutere su un argomento così importante quanto si tratta di una proroga, di una concessione che da 25 anni diventa 30, che non è obbligatoria, cioè è scritto nella legge regionale toscana che possono essere portate le concessioni da 25 anni a 30, ma non obbligatoriamente. Quindi è da Prodotto di Fiora che insieme a CEA hanno richiesto di passare da 25 anni a 30 anni, superando quello che era l'organismo normale di fare una gara d'appalto, perché può
potevano benissimo fare alla scadenza dei 25 anni la gara d'appalto, come generalmente si è fatto in tutte le altre regioni, perché la regione Toscana è un po' anomala da questo punto di vista, se uno si informa. Quindi queste perplessità rimangono, non rimangono soltanto a questo consiglio comunale, perché consiglio comunale addirittura più grandi dei nostri, vedi Valentini, ex sindaco di Siena, ha portato avanti questa eccezione, che ha portato avanti sempre la corrotta del Fiora, che ha sponsorizzato il presidente, quindi eccetera eccetera, anche lui sta portando le stesse perplessità, basta andare a sentire il suo intervento che abbiamo rilevato noi, come in tanti altri consigli comunali. Queste perplessità sono evidenti, ci sono state le approvazioni, noi stasera vedremo come contenerci, perché il nostro voto sarà secondo quello che scaturirà da questa discussione. Noi ci siamo fatte varie ipotesi, dopo le dichiarazioni di voto decideremo che cosa fare. Posso? Chiedevo questo. Ci ha dato una risposta parziale, sindaco. Il consigliere Pellegrini ha chiesto se c'erano in programma degli incontri con Acquedotto del Fiora e se sussistono tutte queste perplessità, perché se non ha sollecitato il Fiora non lo abbiamo fatto come amministrazione comunale, di interpellare, di chiedere che venisse messo nel corpo della proposta di delibera delle garanzie maggiori, tutti quei dubbi che sono chiaramente stati espressi dal vice sindaco. E altrimenti l'unica pietra di paragone che potremmo avere è come ha lavorato il Fiora nel comune di Piancastagnano e nel territorio fino ad oggi. Se anche lì avete delle perplessità o se reputate che invece abbia portato avanti bene il lavoro che in qualche modo gli compete. Quindi queste erano le domande che noi ponevamo, altrimenti non abbiamo elementi su cui basare un'eventuale espressione di voto. Grazie. Io credo che gli argomenti prodotti dal consigliere e architetto Prolli non abbiano nulla a che vedere con gli appuntamenti che uno può prendere l'amministrazione con il presidente e con il consiglio di amministrazione. Noi abbiamo ricevuto la lettera del presidente della Corte del Fiora per un incontro che non trattava di questi argomenti, trattava di tutti altri argomenti. Non sono state fatte queste chiarificazioni, non la funzione di Maria Castagnari, ma come ho detto in tanti altri comuni, perché le stesse perplessità che noi stiamo esponendo le stanno esponendo gli altri comuni. Forse c'è un sito che il sindaco ha, perché è stata aperta dal presidente della Corte del Fiora, in cui ci vengono comunicate, in cui si vede che ci sono delle maggioranze che approvano, delle minoranze che bocciano, delle minoranze che si astengono e che sono di varie tradizioni politiche, dove c'è una maggioranza che viene approvata in una maniera, dove c'è un'altra maggioranza che viene approvata in un'altra. Noi abbiamo fatto soltanto una questione tecnica, se effettivamente era necessario. Poi se devo fare valutazioni sul consorzio Acquedotto del Fiora, io le motivazioni bene come le faccio stasera. Io posso dare soltanto dei dati certi, che nell'ambito toscano, nell'ambito della Toscana ci sono 6 ambiti, i prezzi più alti di tutte, eccetto la tabella conoscitiva che logicamente mi sono fatto, non volevo entrare in questi temi, ma porto soltanto i dati tecnici. Praticamente qui ci sono 6 gestori delle acque in Toscana, cioè l'Acquedotto del Fiora, la Acque SPA, ASA SPA, GEA SPA, Nove Acque SPA,
Publiacqua S.P.A., Gaia Altri Comuni, Gaia Comuni Montani. Volete sapere la differenza? È certo che con Acqua S.P.A., per un importo di 15,15 euro, l'acquedotto del Fiora ai nostri cittadini gli pesa pro capite rispetto agli altri una media di 22 euro acquedotto del Fiora. Noi siamo le tariffe più alte dopo ASA S.P.A. Tutti gli altri gestori hanno tariffe nettamente più basse. Faccio l'esempio di Gaia Altri Comuni. Gaia Altri Comuni 25 euro in meno, 51. È una cosa bellissima, distingue Gaia Comuni Montani. Cioè coloro che danno l'acqua addirittura pagano 56 euro, 45 in meno rispetto a un utente del comune di Piancastagnaio. ASA S.P.A. 22,15 in meno, GEA S.P.A. meno 59, 9 Acque S.P.A. 14 euro in meno, Publiacqua 18,55 euro in meno, Gaia Comuni Montetto 22,51, Gaia Comuni Montani 56,42. Che in un luogo a persona, che in un luogo familiare di 4 persone sta arrivando a 300 euro in meno l'anno. Quindi siamo coloro, eccetto che con ASA, quindi soltanto uno, siamo quelli che paghiamo di più rispetto a tutti gli altri gestori. Io faccio un esempio, Isola d'Elba pagano meno l'Isola d'Elba rispetto ai comuni più a Castagnano. E pensate che lì vengono pompate la campiglia marittima con una condotta sottomarina le acque per portare all'Isola d'Elba. Di questa la realtà, che un comune che produce acqua come il nostro, insieme ad altri comuni montani, in cui il 53% delle acque di acquedotto del Fiora vengono dalla montagnata, i nostri cittadini pagano più rispetto a tutti gli altri gestori, eccetto chi ho detto ASA S.P.A. di tutta la regione Toscana. Di tutta la regione Toscana. E questi sono i dati incontrovertibili. Se li volete faccio fare le copie, quindi io non voglio, poi non entro nel merito, però questo sta. E qui abbiamo avuto anche consigliere di amministrazione, 5 anni consigliere di amministrazione, 5 anni vicepresidente e ora presidente. Quindi non è che non eravamo rappresentati dal comunità Castagnani. Abbiamo avuto 10 anni all'interno del consiglio di amministrazione, un membro, un cittadino del comune di Piancastagnaio, uno che non esponente pubblico, all'interno di questo consorzio, ma non con questa amministrazione, anche con l'amministrazione precedente. Quindi mi sembra che non ho molto da dire, io porto i dati di fatto, ho portato delle cifre. Qualcuno quando gli arriva la pubblicità dell'acqua, io vedo oggi su questi social eccetera eccetera, ci massacra, poi il cittadino normale non pensa niente alla produttore, spesso pensa addirittura del comune, che paga dal comune. La cosa è evidente, vi do la tabella, fatto uno per uno, questa è la realtà. Quindi, così sta che le nostre perplessità non derivano da sogni, derivano da sostanzialmente. Noi paghiamo di più, i nostri cittadini piancastagnani pagano di più rispetto, eccetto con una società di ambito, eccetto in tutta la Toscana, eccetto per una. Quindi siamo i secondi più cari di tutta la regione Toscana. I nostri cittadini pagano con più di tutti, secondi in tutta la regione Toscana rispetto a Serano. Qui però vorrebbe che conto lei che mi dice la fila e ti parla, mi hai detto, io ho detto, rispondo, punto, dovrebbe essere così, se no facciamo un tribunale a due persone. Ragione, no. Ma vedo di rispondere però, domande. Ci faccio quando fu approvato. Sì, però non argomenti quello che vuole
risponda alle domande. Io rispondo. Io gli ho chiesto come mai l'amministrazione non ha chiesto lei degli incontri di chiarimento sui dubbi legittimi. Credo che siano legittimi. Non è un compito, noi siamo un piccolo azionista, non è un compito nostro. Noi ci vengono dati, dati con la cosa dei dati, questi sono. Non ho bisogno che richiedere un incontro per farmi spiegare che siamo cittadini che pagano di più. Basta andare a vedere. Basta controllare. Le chiacchiere si portano via il vento. I dati sono questi. Che noi siamo comuni per Castagnaio, i propri cittadini sono coloro secondi che pagano più rispetto a tutti gli altri cittadini della Toscana. Questo è un dato incontrovertibile. Io direi di fare una dichiarazione di voto, faccio una dichiarazione di voto la minoranza, poi una dichiarazione di voto la maggioranza. Io sinceramente volevo coinvolgere sulla discussione anche gli altri membri della maggioranza, quindi volevo sentire anche che ne pensavano gli altri consiglieri. Punteremo le conseguenze, aspettiamo la vostra dichiarazione di voto, poi ci uscire in cima. Chi ha la dichiarazione di voto della minoranza e poi la farà la maggioranza. Sinceramente. Questa volta almeno credo che sia nell'ordine del giorno, lo fa il sindaco, poi se il dare chi è che dice. Presidente dell'Assemblea. Presidente dell'Assemblea, chi è la dichiarazione di voto della minoranza? Prima della dichiarazione di voto, come detto, speravo una discussione più partecipata che coinvolgesse tutto il Consiglio Comunale, solo questo, nessuna polemica, concordo anche sul fatto che bisogna rimanere sul tecnico senza scendere sul lato politico. So che molti consigli comunali stanno prendendo parte a questa modifica e quindi, come già anticipato nel mio intervento, la mia volontà, la volontà del gruppo della minoranza fosse quella di procedere con l'approvazione e concordare una volta fatti i passaggi necessari con il soggetto di cui l'oggetto per quanto riguarda l'impiego degli investimenti sul territorio. Questo come capogruppo pertanto chiedo la votazione alla modifica dello statuto e poi una successiva discussione nel caso non ci fosse stata come da lei confermato sul piano di investimenti sul territorio. Concludo apprezzando l'impegno dell'assessore Bensi relativamente a chiedere preventivi e altro. Speravo e pensavo che fosse abituato a dotare tutti i consigli comunali di borracce, quindi magari con un risparmio di spesa si poteva provvedere, però presumo che non sia così. Quindi la nostra votazione è favorevole. Siamo arrivati ai limiti di spesa per quella epoca, non ne parliamo questa volta, qui poi spesa di no. Io vi parliamo sostanzialmente. Quindi la minoranza dichiara il proprio voto favorevole. Ho capito bene o no? Dichiarazione di voto, la minoranza voto favorevole. Il capogruppo della maggioranza. Buonasera. Noi prima delle dichiarazioni di voto ci siamo consultati e le perplessità che ha esposto il vice sindaco ce le abbiamo anche noi. Infatti ho redatto un documento con il nostro senso civico e il rispetto per il senso del paese. Allora, leggo il mio documento. Sulla proposta di deliberazione, approvazione, integrazione e modifica dello statuto del servizio idrico integrato affidato all'acquedotto del Fiore S.p.A. si ritiene opportuno avanzare le seguenti osservazioni e perplessità. Non so più nemmeno quelle che il vice sindaco ha esposto. Non sono immediatamente leggibili le modifiche apportate al vigente statuto, sia nel testo che nei contenuti della proposta di deliberazione. Infatti viene trattata prevalentemente l'estensione della durata dell'affidamento del servizio idrico integrato dall'acquedotto del Fiore S.p.A. per ulteriori 5 anni, dai 25 ai 30, quindi fino al 30/12/2031.
Facendo riferimento a quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 152 del 2006 e dell'articolo 11 della legge regionale 36 del 94, aggiornata dal decreto legislativo 152 del 2006, che prevedono quale allegata alla convenzione di gestione del servizio idrico integrato il programma degli interventi accompagnato da un piano finanziario che indica in particolare le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi dalle tariffe. C'è il solo accenno come effetto di prolungamento che sarebbe solo una cifra indicativa di 250 milioni di ulteriori investimenti che sono, non è troppo esaustivo. Perché? Perché non sono infatti specificate le tipologie degli investimenti, le zone di intervento e nessun riferimento per quanto concerne la sostenibilità finanziaria. Perplessità a questo punto di vista sono esplicate anche dall'autorità idrica toscana, no, accennato il vice sindaco, quando subordina la richiesta di estensione al termine del 31/12/2019 per l'ottenimento da parte degli istituti bancari di impegno a finanziare il nuovo programma. Quindi ad oggi non c'è, loro da quello che si vince sembra che arrivano lì e lì non sanno dove trovare i fondi perché non c'è scritto nulla. In questa situazione di totale mancanza di elementi, la fretta imposta per l'approvazione del testo proposto può essere veramente cattiva consigliera. È vero che non essendo portati a conoscenza dell'implementazione del programma di investimenti, non possiamo a prescindere ritenere che per Piancastagnaio non vi siano presenti interventi, ma in questo momento ciò che interessa è conoscere quanto tale programma riserva al nostro territorio. Se confrontiamo con quanto è stato investito negli ultimi anni e se facciamo riferimento alla relazione prodotta come allegata alla delibera del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Toscana di aggiornamento alle tariffe, c'è un punto dove nella zona valle Podere Sant'Antonio è stata emessa ordinanza di non potabilità per torbidità di acqua e mantenuta per 347 giorni, quando la risoluzione del problema consisteva nella semplice sostituzione di qualche centinaio di metri di condotta. Nella stessa delibera, invece, nella stessa tabella, sono state riportate altre ordinanze di altri comuni che si sono risolte in 2 giorni, 5 giorni, 7 giorni. Se poi, come annunciato, che dal 2023, come c'è scritto, vi sarà un brusco rallentamento degli investimenti fino al suo arresto e non abbiamo motivo di dubitare, anche il mantenimento delle nostre reti e degli impianti esistenti non potrà vedere il Piancastagnaio, secondo noi, tra i territori prioritari. Però, detto tutto ciò, non vogliamo continuare ad elencare le inefficienze e la mancanza di informazione del programma futuro che ha chiesto anche la minoranza. Ma il nostro senso di responsabilità sarà tale da non consentire il naufragare dell'operazione messa in piedi, ma non potrà avere nemmeno un'approvazione unanime. Per questo io, come capogruppo di maggioranza, dico che tre nostri consiglieri voteranno a favore per proseguire l'andamento dello statuto e gli altri si faranno un'astensione, ma il nostro voto sarebbe un'astensione. Chi vota a favore? 7 voti a favore. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Delibera approvata. Ribadisco l'immediata eseguibilità della delibera. Tutti a favore. Ribadisco concettualmente il voto di astensione che il sindaco fa e i tre consiglieri che hanno votato a favore l'hanno votato per un voto tecnico a favore, ma sono concordi nel voto di astensione per la non chiarezza della delibera e per la non tranquillità di quello che noi siamo venuti ad approvare. L'altro punto all'ordine del giorno è sostituito.
sostanzialmente uguale perché è legato al, allo statuto. Ma ne ha già parlato, sì. Sì, con riferimento anche a questo oggetto vorrei aggiungere che concordo con il collega Conti che la nostra votazione favorevole è appunto una votazione che tende a fare un passo in avanti con la speranza appunto che tali dubbi e tali incertezze possano essere risolti. Ci mettiamo a disposizione come minoranza per fare in modo che tali dubbi possano essere risolti, quindi nel caso in cui ci possa essere un'iniziativa, un incontro relativamente alla pianificazione degli investimenti, comunque relativamente a tutto ciò che è oggetto della discussione, noi ci siamo e vorremmo essere presenti per contribuire a risolvere questi dubbi. Anche in questo caso la nostra votazione sarà favorevole. Grazie. Beh, io sono famoso per non mandarla a dire le cose, quindi le dico con molta tranquillità e serenità e ma con chiarezza. Questo voto di maggioranza, questo voto a favore, questo consiglio comunale della minoranza è un voto di parte, è evidente. Quando nei punti precedenti è stato votato addirittura contro l'approvazione dei verbali sui tutti precedenti, non mi sembra che ci sia una caratteristica di grossa apertura e di dialogo. Io mi auguro che il capogruppo continui a perseguire questa buona volontà di dialogo, ma non ci nascondiamo dietro un dito, insomma, ecco. Il nostro voto favorevole dei nostri tre è soltanto per mandare avanti tecnicamente tutto quello che gli altri comuni hanno portato avanti, ribadendo le nostre grosse perplessità, dubbi e ribadendo che questo atto, ci auguriamo che poi vada avanti, ma abbiamo anche grossi dubbi perché ancora dobbiamo capire se poi il 31 dicembre ci saranno le banche che troveranno i finanziamenti, ancora dovremo capire quali saranno gli investimenti per cui a Castagnaio. Pertanto il nostro è un voto soltanto tecnico, il voto di tre è un voto tecnico favorevole, ma con la volontà di astenerci anche noi. L'abbiamo fatto soltanto perché sapevamo che passava in questa maniera, però è stato approvato sostanzialmente con 4 voti della minoranza. Perché il voto di tre di maggioranza deve essere solo tecnico e giustificato e il voto e il voto mi faccia concludere l'intervento e il voto favorevole della minoranza invece è un voto di parte, non è un voto tecnico. Mi sembra che il capogruppo abbia detto chiaramente che le perplessità che avete voi le abbiamo anche noi, vi abbiamo detto e se volevate dell'apertura si poteva cogliere, vi abbiamo detto siamo disponibili, si poteva anche rinviare il punto e organizzare gli incontri con il Fiora. Lei sindaco ha detto che non compete a voi, allora è un problema che non si risolve, ma le ribadisco che anche il nostro voto è favorevole per mandare avanti le cose. Poi c'è scritto, se il 31 di dicembre le banche non finanziano, salterà il tutto. Ma tante cose si fanno con questo sistema. Se ci danno i contributi si fanno, se non danno i contributi si sospendono. Rivendico il fatto che non può fare una distinzione così netta tra un voto favorevole della minoranza e un voto favorevole della maggioranza. Basta. Voto dei tre voti di favorevole da parte del Consiglio della maggioranza è un voto tecnico e non di sostanza, mentre la sostanza politica è l'astensione. Il segretario voleva. No, solo per chiarezza, io non entro nel merito ovviamente delle valutazioni politiche attorno al voto,
ricordo semplicemente che l'espressione del voto ha un significato e una sostanza giuridica. L'ultimo punto dell'ordine del giorno è conseguente a quello dell'approvamento del regolamento. Mi sembra che la discussione si è incentrata anche sul discorso dei finanziamenti, sì o meno, cioè delle proiezioni. Credo che non ci sia motivo politico se lo vogliamo di nuovo ripetere, se no si arriva alle votazioni. Chi vota a favore? Sì, tre voti a favore, se no non passa. Se no non passa. Ho detto tre. Se no facciamo, certo che facciamo come vogliamo, su questo c'è tutto. Chi si astiene? All'unanimità che approva tutti, grazie. Per l'esecutività della delibera. Bene? Buonasera, arrivederci.